questo meraviglioso raduno di gente appassionata di questa meravigliosa musica che sotto l'etichetta di blues c'è tantissimo da ascoltare, sottogeneri molto diversi tra loro. Quello che vi facciamo ascoltare questa sera è il nostro caro, buon vecchio all time blues, folk, un po' di gospel. Siamo qui per la prima volta e siamo davvero felici di aver provato l'atmosfera che si respira al raduno del blues Made in Italy, perché oltre ad aver trovato tanti amici abbiamo trovato insomma la serenità e l'amicizia che c'è tra una sana famiglia di gente che ama questo tipo di musica. Quindi grazie a Lorenz e a tutto lo staff del Blues Made in Italy per il grosso impegno e per il fatto di aver creato qualcosa di unico in tutta Italia, insomma. Ci ha unito un po' anche i nostri fratelli del sud, per cui chiederei un grandissimo applauso! You know what I say, you know she don't belong to you.
Grazie amici. Il prossimo pezzo che vi facciamo ascoltare è un pezzo molto vecchio, credo sia del 1910, ed è stato uno dei primi pezzi, se non il primo, a essere composto da una cantante per l'ukulele, che è questo strumento che adesso la Veronica va a sfoderare. Il pezzo è sul nostro ultimo CD, dove l'abbiamo suonato con dei grandi musicisti di bluegrass che si chiamano Massimo Gatti e altri, che in questo momento... Chi era l'altro? Come? Non ricordo. Leo Di Giacomo, la chitarra. Dei bluegrass, no, ho avuto un attimo di amnesia. Di un gruppo milanese di bluegrass leggendario che si chiamano Bluegrass Staff. Non abbiamo potuto portarli questa sera perché erano in America a fare una tournée molto importante. Quindi siamo qua noi e vi facciamo ascoltare Some of These Days.